Accanto alla bara del figlio c'è il padre, Fanel Pricopi, disteso su una lettiga con le gambe ingessate, mentre con una mano riesce ad accarezzare la foto del suo Robert, coronata da fiori bianchi. Ha gli occhi rigati di lacrime, Fanel, 48 anni, operaio di origini romene, che è l'unico sopravvissuto all'incidente sul lavoro nel quale il figlio, appena ventenne, è morto e anche un terzo collega non ce l'ha fatta. I tre stavano lavorando sul tetto di un capannone nel basso ferrarese quando il cestello su cui si trovavano si è staccato all'improvviso, cadendo da 10 metri d'altezza. Il ragazzo è morto poco dopo in ospedale, così come l'altro operaio, Lionel Costin, di 50 anni. Il padre di Robert dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, mentre alle gambe ha diverse fratture. «Dovevo esserci per forza», ha detto il giorno del funerale che si è celebrato nella piccola chiesa ortodossa di Ferrara. I volontari della Croce Blu lo hanno accompagnato lasciandolo accanto al feretro di Robert, che suonava in una band con la quale si era esibito in diversi festival. Era pieno di amici, a Codigoro, dove viveva, lo conoscevano un po' tutti. Intorno a Fanel c'è tutta la famiglia, raccolta in un silenzio che consegna un'immagine potentissima della strage infinita dei morti sul lavoro. In Italia gli incidenti sono 1 milione all'anno, che significano 25.000 invalidità permanenti e più di 1.200 vittime, ovvero una media di 3 morti al giorno, i numeri di una strage appunto. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta con 4 indagati.